Nel panorama di feste e affari della Dunata Nazionale, ad essere rimasta un po' fuori del cerchio, la zona industriale di Pile, dove ci sono ben due centri commerciali. La voglia delle persone di far festa in centro ha di certo penalizzato i commercianti dell'Aquilone, assieme al fatto che non erano previsti parcheggi o campi tenda in zona, che magari avrebbero dato impulso al commercio. Pochi affari a fronte di investimenti fatti per animare con musica le serate e scorte rimasti quasi integre nei bar. Considerando anche l'apertura prolungata del centro commerciale decisa dal direttore di concerto con il comune dell'Aquila. Come sono andati gli affari in questi 3 giorni per voi? Ma diciamo che sono stati al di sotto delle aspettative e anche al di sotto del lavoro quotidiano rispetto alle settimane precedenti. Purtroppo sì, abbiamo prorogato la sera fino alle 24, noi siamo comunque restati aperti perché le comunicazioni erano state fatte, gli investimenti per la musica il centro l'aveva fatti e i risultati non sono stati quelli sperati. Abbiamo prolungato gli orari per 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato, come il direttore appunto ha scelto di fare. Però non c'è stata l'affluenza che ci aspettavamo, assolutamente, anzi forse anche meno del normale in alcuni giorni, del solito. Ecco, ci siamo riforniti di scorte, ma non c'è stata tutta questa affluenza, quindi vabbè. È andata meglio invece a chi vendeva gadget, tutto esaurito nella cartoleria presente, che ha venduto benissimo tutti i ricordi da riportare a casa legati a questa Dunata numero 88.